trasformando che l'Italia in un grande centro d'accoglienza, questo non è più sostenibile. Senta, perché posso i 300.000 presunti profughi, potenziali immigrati clandestini che sono sul nostro territorio oggi, per me sono un'emergenza, per il governo no, per lei non lo so. Io credo che il nostro paese non possa più reggere. Veloce, poi devo andare da Emiliano. Ultimissima cosa, il suo segretario un paio di settimane fa ha detto davanti alla foto di Aylani, il bimbo morto sulle coste turche. Mancava il bimbo, aspetti, ha detto che lui sarebbe pronto a un vero profugo, uno che scappa veramente dalla guerra, a ospitarlo nel suo bilocale. Lei? Guardi, ma credo che sia la regola del buon senso, cioè distinguere chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla persecuzione e dalle torture, che ripeto, i numeri non miei o di Salvini, ma i numeri del Viminale dicono che sono oggi meno del 6%, da chi invece è un migrante economico. Io chiedo a lei, che futuro possiamo dare a queste persone oggi quando abbiamo 3 milioni e mezzo di disoccupati italiani? Che prospettiva di vita possiamo dare al migrante economico? Nessuna. Per cui io credo che la regola sacrosanta... Ma ce l'hanno scritto qui, sono un migrante economico. Dare, non c'è benessere, non siamo Oppure in mezzo al mare Bengodi. Riesce a distinguerle, dire allora tu sì, io, tu io no. Io ho un concetto di integrazione diverso rispetto al tuo. Se integrare vuol dire rispettare le regole, sono d'accordo. Se integrare significa consapevolezza che ci sono diritti e doveri, sono assolutamente d'accordo. Se io devo accogliere persone a cui non posso garantire casa, vitto, alloggio, perché non ho casa, vitto, alloggio per i cittadini italiani, la Lega dice li salvo e poi li rimpatrio, li riporto nel loro paese.